Ciao, ben ritrovati a un altro tutorial. Una richiesta dell'amico Armando, non riesco a farti innamorare. Brano di Sal Da Vinci. Vi ricordo come sempre di scaricare il PDF che trovate al link qui sotto. Partiamo subito guardando il nostro groove di base, un semplicissimo 4 quarti con cassa sull'1 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4. Ci sarà poi durante il brano qualche piccolissima variazione, tra cui praticamente alla fine di ogni giro troveremo sul 2, quindi sulle varie del 2, un colpo di cassa. E sul 3, anziché avere la cassa in battere, la cassa in levare. Allora vi faccio vedere appunto sulla seconda riga il nostro giro completo, quindi groove di base più la prima variazione. 1, 2, 3, 4, 1. Questo appunto è il groove di base che vedremo già modificarsi leggermente nella strofa successiva, in cui vedremo appunto nella prima misura cassa sull'1, sul 2 avremo rullante sul battere e cassa sul levare, una pausa sul 3 e rullante sul 4. Misura successiva che riprende la prima che abbiamo visto, quindi cassa sull'1 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4. Adesso partiamo guardando tutta la struttura completa e quindi tutte le variazioni, tutti i feel, insomma, tutta la canzone. Introduzione alla prima strofa, in cui la batteria non c'è, che vede appunto qualche acciaccatura, qualche abbellimento suonato sul ride. In questo caso la misura vede partire un piccolo rullo sul 3, che ci porta poi al battere della misura successiva, che vedrà appunto un quarto suonato sempre sul ride e il secondo ottavo del 2. Questa misura si ripeterà per un totale di 4 volte, dopodiché partirà la strofa. Stesso rullo sul ride lo troviamo ancora anche nella strofa. In questo caso partirà dal 3 e si fermerà con un accento sull'1, quindi sul battere della misura successiva. Arriviamo al primo fill che ci porta al primo ritornello in cui entra la batteria. Cassa sull'1 e sul 2 partirà in ottavi un crescendo con timpano e rullante. Il tutto ci porterà appunto al ritornello che vede il groove che abbiamo visto prima. Allora arriviamo al nostro groove di base, che vede appunto dei gruppi di 4 misure, le prime 3 lineari, e sulla quarta c'è sempre una variazione. Una l'abbiamo già vista in precedenza. Sul secondo giro vediamo la seconda variazione che troviamo, che è un piccolo fill. Sposterà qualche colpo sui tom, quindi andiamo a vedere quali sono. Allora, sull'1 troviamo una cassa in battere e Charleston in ottavi. Sul 2 troviamo il nostro rullante sul battere e il primo tom sul secondo ottavo. Sul 3 troviamo solo sul secondo ottavo il secondo tom. Poi sul 4 troviamo rullante, successivamente un colpo di cassa. Il tutto suonerà in questo modo. Il giro successivo riprende la variazione, o meglio, è la variazione della variazione. Insomma, ve lo spiego, va, perché sennò facciamo un po' di confusione. Cassa sull'1, rullante sul 2, sul 3 troviamo il secondo ottavo suonato con la cassa e sul 4 abbiamo rullante sul primo ottavo e cassa sul secondo. Continuiamo con il giro successivo e vediamo la variazione che troviamo sulla quarta misura. Attenzione, qui troviamo cassa sull'1. Sul levare dell'1 io ho inserito uno splash piuttosto che un piatto, insomma vedete poi voi cosa usare. Sul 2 troviamo rullante sul primo ottavo e primo tom sul secondo. Sul 3 troviamo secondo tom sul secondo ottavo e poi sul 4 troviamo in battere il timpano. Qui troviamo una misura in cui la batteria proprio non esiste. Misura successiva che vede altre piccole acciaccature sul ride. Riprendono la figura che abbiamo visto prima, quindi sul battere, sull'1 e sul levare del 2. Misura successiva invece che vede sul battere, quindi sempre sull'1, sul levare del 2, sul levare del 3 e sul 4 un crash, o meglio, il nostro solito piattino.
che ci sta divinamente. Nella misura successiva, dopo aver fatto due quarti di pausa caffè, un bel rullo in sedicesimi sul rullante. Ci riporta alla nostra seconda strofa, in cui vediamo il groove che vi avevo spiegato prima, quindi la variazione della variazione. Mamma mia che confusione con tutte queste variazioni. Facciamo che di questo vi spiego i due finali, così poi ve li vedete perfettamente. Primo finale che vede sull'1 due ottavi di cassa, sul 2 rullante e crash, ancora due ottavi di cassa sul 3 e sul 4 troviamo rullante sul primo ottavo e cassa e crash sul secondo. Altro giro in cui troviamo sul secondo finale sempre la prima parte del nostro groove, mentre nella misura successiva troviamo cassa sull'1, rullante sul 2, sul 3 troviamo un ottavo puntato sul primo tom, ultimo sedicesimo sul rullante e sul 4 troviamo due ottavi, il primo sul rullante e il secondo sul timpano. Primo finale. Secondo finale. Il nostro groove prosegue fino a ritrovare il lancio che abbiamo fatto, che ci porterà sempre al ritornello, quindi sempre cassa sull'1 e sul 2 partiamo con un bel crescendo di rullante e timpano in ottavi. Ritornello che vede sempre il nostro groove. Attenzione, un piccolo lancio prima dello special che vede sull'1 due ottavi di cassa, rullante sul 2, sul 3 troviamo cassa sul primo ottavo e poi timpano rullante tutto in ottavi fino alla fine della misura. Anche qui un piccolo crescendo. Special che dura per 10 misure, logicamente tutte diverse. No, dai, nessun problema, adesso ve le spiego precise e perfette. A due ve le spiego, così le capiamo meglio. Prima misura che vede il nostro groove, cassa sull'1, rullante sul 2, sul 3, due ottavi di cassa, sul 4, rullante. E la seconda misura, cassa sull'1, rullante sul 2, sul 3, tutto in ottavi, parte questa serie di colpi. Cassa, primo tom, rullante, secondo tom. Le altre due misure che vedono sulla prima stesso groove, sulla seconda stesso lancio, ma anziché avere il secondo tom sull'ultimo ottavo, troviamo cassa e crash insieme. Le altre due misure, sulla prima troviamo il nostro groove con una piccola variazione. Cioè sull'1 troviamo praticamente la prima cassa sul secondo ottavo e dopodiché non varia. Sulla seconda, primo e secondo quarto, quindi col nostro groove, cassa e rullante. Sul 3 troviamo primo ottavo di cassa e il secondo su il primo tom. Sul 4 troviamo primi due sedicesimi suonati sul rullante e il secondo ottavo sul timpano. Mi sa che io l'ho scritto sul secondo tom, però se volete interpretarlo sul timpano, sul tom, a vostra scelta, insomma, decidete un po' come vi piace di più. Altre due misure che vedono la prima sempre il nostro groove. Attenzione, sulla seconda troviamo sul primo quarto ottavo puntato e ultimo sedicesimo con la cassa insieme al crash. Sul secondo quarto rullante sul battere e cassa e crash sul secondo ottavo. Sul tre sempre ottavo puntato e ultimo sedicesimo di cassa, in questo caso con il crash solo sul primo colpo di cassa. E sul 4 una terzina suonata tra rullante, secondo tom e timpano. Ultime due misure vedono sulla prima il nostro solito groove, sulla seconda cassa sul primo quarto, sul secondo e il terzo quarto sempre i nostri ottavi su timpano e rullante in crescendo, sull'ultimo quarto rullante e crash. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four.
arriviamo a quattro misure in cui c'è un piccolo assolo. Sulla prima misura troviamo cassa sull'1, rullante sul 2. Sul 3 troviamo il secondo ottavo suonato con casse crash. Sul 4 rullante sul primo ottavo e casse crash sul secondo. Misura successiva che vede appunto rullante sul 2, cassa sul 3 e rullante sul 4. Sull'1 non troviamo niente se non magari un colpo di Charleston sul secondo ottavo, giusto per riprendere il groove. Misura successiva che vede sempre cassa sull'1, rullante sul 2, cassa sul 3 e rullante sul 4. Quindi, per intenderci, il groove del ritornello con appunto la sua variazione nella misura successiva, in cui vede quei due colpi di cassa in levare sul 2 e sul 3. Dopodiché riprende il ritornello. Vi suono queste quattro misure giusto per darvi un'idea più precisa. One. Prende il nostro ultimo ritornello, appunto, che ci porta poi al finale. Prime due misure che vedono il nostro groove di base. Troviamo poi una misura vista anche in precedenza, che sarebbe la quarta misura dello special. Quindi, a partire dal terzo quarto, cassa, primo tom, rullante, cassa e crash. Misura successiva, invece, che vede sull'1, cassa sul secondo ottavo, rullante sul 2. Sul 3 troviamo un primo ottavo puntato sul primo tom e ultimo sedicesimo sul rullante. Sul 4, tutto in sedicesimi, troviamo primo rullante, secondo tom e due di timpano. Misura successiva che ci porta proprio all'ultima parte, che riprende cassa sull'1 insieme al crash, sul 2 rullante, sul 3 abbiamo il secondo ottavo di cassa e crash, sul 4 primo ottavo di rullante e secondo di cassa e crash. Dopodiché tutto groove che abbiamo visto fino ad ora, fino ad arrivare all'ultima misura in cui troviamo un piccolo fill che vede appunto sull'1 cassa e sul secondo ottavo sempre il nostro splescettino piccolino, piccino, picciò. Sul 2 in ottavi rullante e primo tom. Sul 3 secondo ottavo sul secondo tom. Sul 4 secondo ottavo cassa e crash. Successivamente troviamo qualche acciaccatura sul nostro ride, come abbiamo visto in precedenza, e sono tutte figure che abbiamo già visto. Ok, abbiamo visto appunto tutte le parti principali, una grande infarinatura, non vi resta che guardarle separatamente, mettere il tutto insieme, magari a una velocità ridotta come ho fatto io. Il brano originale infatti è suonato un po' più veloce di quello che vi ho fatto vedere. Se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like e se non lo avete fatto ancora iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, non mi resta che augurarvi come sempre un buon divertimento e soprattutto un buon groove. Alla prossima. Ciao.